Husqvarna TR650 Terra e Strada sono le protagoniste di questa nuova puntata di Compra la Usata. Se cercate una nave scuola per i primi chilometri in sella, sono una scelta eccellente. Ve lo diciamo subito, meglio il cerchio da 21 anteriore. Seguiteci e vi spieghiamo il perché. Due sorelle con la base tecnica comune, ma differente inclinazione, strada dedicata all'asfalto e terra più incline al mondo del fuoristrada. Entrambe ereditavano la struttura della cugina BMW G650 GS. Motore mono, quindi, da 652 cm3, modificato rispetto alla G650 in funzione di 10 cavalli in più, quindi 58 come picco di potenza e 60 Nm di coppia. Non solo, perché per la strada era prevista anche la versione depotenziata 35 kW, ovvero quei 48 cavalli che aveva la G650. Ed è solo il primo indizio di una moto perfetta a percorrere i primi chilometri in sella. Di contro furono prodotte solo dal 2012 al 2014, poi il progetto fu abbandonato da mamma BMW. Essendo passati 10 anni, i ricambi quindi potrebbero non essere così facili da reperire. Certo è che la sua semplicità costruttiva ne faceva e lo fa tuttora un prodotto affidabile e di qualità. Non a caso, l'unico richiamo ufficiale cui fu sottoposta la TR650 riguardò, nel 2017, un aggiornamento software della centralina motore. Se state valutando una moto, come sempre, occhio al libretto e controllate chi ha messo mano alla moto. Meglio se lo ha fatto un concessionario ufficiale. Del suo motore piace il range di funzionamento, come si dice, pochi cavalli ma buoni, ben distribuiti. Bella schiena, bella erogazione con un tiro corposo da mono che rende la guida facile e divertente, con l'unico appunto di un leggero strappo ai bassi che si fa sentire in partenza, ma è davvero un dettaglio. Il cambio a 5 rapporti piace per spaziatura e non fa rimpiangere la sesta marcia. Stesso discorso per la ciclistica che nasce appunto dalla G650 GS di BMW. Traduci, telaio in travi di acciaio con telaietto posteriore e rinforzo inferiore avvitato al motore. Per la strada ruote in lega a 10 razze di alluminio, 19 pollici anteriore e 17 posteriore, 21 all'anteriore e 17 al posteriore per la terra. Aspetto che rende la versione off-road più sincera, più rotonda alla guida. Entrambe in generale restano moto sincere nella parte ciclistica, agili, facili, con una posizione di guida intuitiva ed un setting, quello delle sospensioni, molto ben tarato e appunto su entrambe le versioni. Insomma, i piesi sono davvero ben distribuiti. Altro punto a favore della categoria moto entry level. Di contro, magari, più per l'altra metà del cielo, il fatto di avere una sella non troppo bassa, 860 mm per la strada, toglie un filo di confidenza rispetto ad altri modelli in cui tocchi più facile con i piedi a terra. Lato freni, singolo disco anteriore e singolo posteriore da 300 il primo, da 240 il secondo. Tutto con ABS di serie che è disinseribile, aspetto che è giusto sottolinearlo, sulla strada, optional su terra. Tra i prezzi trovati in rete si parte da circa 3.000 euro per una versione terra senza ABS per arrivare a 4.000 di una versione strada che l'ABS lo forniva di serie. Costi non troppo economici visto lo scarso successo di questi modelli, ma dalla loro hanno una percorrenza chilometrica abbastanza contenuta. La maggior parte dei modelli ha di media infatti 10.000 km. Per ultimo e non a caso parliamo della sua estetica, perché nella forma questa moto ha fatto discutere. Piacevano gli stilemi del marchio Husqvarna, ovvero quei colori bianco, rosso e nero che tanto ricordano la sportività, come per esempio nel coprivalvole rosso, meno, almeno nei giudizi di alcuni utenti, le sue linee. Ma è questione soggettiva e in questo caso ci piace sottolineare che Husqvarna, strada e terra puntavano tutto sull'essere moto intelligenti, facili e versatili. Moto tutto fare, insomma, anche se sulla carta il suo peso di quasi 190 kg in ordine di marcia poteva trarre in inganno. In conclusione, TR650 nelle versioni terra e strada propone la facilità come arma vincente, agile nel commuting urbano, piacevole nei percorsi in fuoristrada. Amante della filosofia easy to ride, ovvero guida in cui l'impegno è ridotto al solo divertimento. Dinamica, ha un avantreno stabile e un retrotreno comunicativo, insomma il cavallo TR non delude, soprattutto nei consumi, dichiarati di 23,3 km litro. Dalla sua ha una frizione morbida, altro punto a favore a chi inizia a muoversi in moto, e innesti precisi del cambio che è ben allineato con il mono.
pecca solo sulle vibrazioni che si avvertono soprattutto ai regimi più alti del motore.